A tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo simpaticissimo Bactus che io ho deciso di chiamare Bactus Vento d'estate. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato Magnum 8, ossia il classico cotone filo di Scozia 100% filo di Scozia titolo 8, che il colore che ho scelto io è il 152, ossia il color corallo. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito Incentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori, e ce ne sono veramente tantissimi. Per poter realizzare questo Bactus io ho utilizzato un gomitolo che è un gomitolo da 100 grammi, però se voi volete realizzare uno scialle, quindi farlo più grande, allora vi consiglio di andare a prendere almeno due gomitoli, in modo tale appunto da trasformare questo Bactus in uno scialle, e potete farlo nei colori che più vi aggrada. Io ho scelto il corallo perché comunque è un colore che più si abbina agli outfit che io solitamente indosso verso questo periodo di fine estate, inizio autunno, autunno diciamo inoltrato, ed è questo Bactus è perfetto proprio per questo diciamo periodo dell'anno. Per poterlo realizzare è semplicissimo, io ho utilizzato l'uncinetto del numero 3 in modo da avere la lavorazione molto morbida, e sono due giri che vanno sempre ripetuti, e sono due giri veramente semplicissimi. Vedete quindi la lavorazione come viene, molto delicata, molto carina. Per finire il Bactus io sono andata a fare tre nappine che ho messo negli angoli, però vi dico che se volete fare uno scialle, fare solo tre nappine non è proprio bellissima per rifinire uno scialle. Quindi nel video tutorial io alla fine vi do il suggerimento su come fare almeno due o tre tipi di bordini, oppure andare a mettere delle frange. Io vi suggerisco, sarebbe più chic mettere delle frange, ma ammetto che il lavoro sarebbe molto lungo e impegnativo, quindi vi ho consigliato, quindi, come vi ho detto a fine video tutorial, vi dico come andare a fare almeno due o tre bordini se volete rifinirlo con il bordino invece che usare le frange. Potreste mettere anche delle nappine, però in questo caso se state facendo uno scialle vi consiglio di metterne un po' anche nel bordo, quindi non fare soltanto ai tre angoli. Per fare le nappine nel video tutorial non ve l'ho fatto vedere, però vi dico già che ho preso il filo e l'ho fatto avvolgere intorno ad un block notice piccolo, ho fatto dei giri intorno a un block notice per 40 volte, e poi sono andata a sfilarlo, ho chiuso la nappina e l'ho legata a questi angoli. Questo è per farvi capire più o meno la lunghezza delle nappine, però voi potete farle anche più piccole o anche appunto più pompose. Io non le volevo troppo pompose, mi piacciono che sono così belle e definite, e quindi diciamo che questa è la nostra nuova lavorazione, la mia ultima creazione, naturalmente inerente comunque a queste cose un po' più estive. Adesso andremo a fare qualcosa di un po' più autunnale, quindi ci andremo a fare creazioni anche con filati più pesanti, però ci tenevo a realizzare un Bactus che potesse andare benissimo appunto per questo periodo dell'anno. Detto ciò, se desiderate realizzarlo, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, come dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro Bactus io ho deciso di utilizzare il Magnum 8, che è 100% filo di Scozia, e il colore che ho scelto è il numero 159, che è il colore corallo. Lavorerò con l'uncinetto del numero 3 e iniziamo a fare il nostro Bactus facendo prima il giro che io definisco il giro base. Andiamo a fare un anello magico. All'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2, 3, catenella di separazione, rientro dentro e vado a realizzare un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nell'anello magico e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nell'anello magico e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il nostro giro base, tiro il filo
e poi andrò a rifinirlo quando avrò finito il Bactus. I giri che faremo adesso sono due giri che andranno sempre ripetuti, li faremo un paio di volte insieme in modo tale che capiate bene come farli. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, una, due, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, una e due, prendo il filo, entro nel dove ho le 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro dove ho le 2 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la terza catenella, che qui l'avevo la mia prima maglia alta, quindi salto una catenella, entro nella seconda se vi trovate meglio, e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, salto la maglia bassa, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro dove ho le 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nella terza catenella che qui levo la mia prima maglia alta, oppure salto una maglia alta, entro nella seconda, la terza si conta partendo da sotto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta. Mi giro con la lavorazione e torniamo a fare il nostro primo giro e di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, questa volta entro dove ho la terza catenella, dove ho le 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Andiamo dove abbiamo la maglia alta successiva e realizziamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Andiamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa.
2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, entriamo nella terza catenella e realizziamo una maglia alta, catenella di separazione e rientriamo un'altra maglia alta. Ho terminato così di nuovo il primo giro, secondo giro, quindi mi giro con la lavorazione e andiamo a fare di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo e andiamo a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, andiamo nella maglia alta successiva e realizziamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Saltiamo la maglia bassa, andiamo direttamente dove abbiamo la maglia alta, realizziamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo saltiamo, scusatemi, devo tirare un po' di filo, altrimenti. E di nuovo saltiamo la maglia bassa, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo dove abbiamo, saltiamo la maglia bassa, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. E ci troviamo così di nuovo al centro del nostro Bactus. Quindi andiamo a fare catenella di separazione, entriamo nell'archetto di 2 catenelle e realizziamo una maglia alta. 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, quello che abbiamo fatto in questo lato lo rifacciamo da quest'altro. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, quindi saltando la maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Sto per terminare il giro, quindi vado a fare catenella di separazione, entro dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Vedete, stiamo allargando la nostra lavorazione. Facciamo di nuovo insieme questi due giri in modo tale da farvi capire bene e farvi ricordare bene come si lavora. Andiamo a fare di nuovo il primo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientriamo la stessa maglia e possiamo andare a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta, realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta, realizziamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo le 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nell'archetto e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. E siamo arrivati al centro del nostro Bactus, quindi facciamo 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, andiamo nell'archetto di 2 catenelle e realizziamo una maglia alta. 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta. E adesso facciamo da questo lato quello che abbiamo fatto da questo, quindi 2 catenelle, 1 e 2, entriamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta.
2 catenelle, 1 e 2, archetto di 3 catenelle, entriamo e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, entriamo nella maglia alta e facciamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, entriamo dove abbiamo l'archetto e facciamo una maglia bassa. 2 maglie alte, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. Stiamo per terminare, quindi andiamo a fare 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così il primo giro, adesso rifacciamo insieme il secondo e poi continuerete da sole. Quindi secondo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, andiamo nella maglia alta successiva e realizziamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo la maglia bassa, andiamo nella maglia alta e facciamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo salto maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la maglia al bassa, vado dalla maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la maglia bassa, vado dalla maglia alta e realizzo una maglia alta. E sono così al centro del mio Bactus e vado a fare una catenella, rientro dove ho le 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. E adesso facciamo da questo lato quello che abbiamo fatto da questo, quindi catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle e 3, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, sto per terminare il giro, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Quindi questi sono i due giri che andremo sempre a fare. Io ho deciso di fare un Bactus, voi potete continuare a fare comunque uno scialle, quindi farlo quanto lungo lo volete, quanto largo lo volete. Io preferisco fare un Bactus. Vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il motivo, contando in questa maniera: una, due, quindi vedete, quindi faccio una e due, quindi vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi vi faccio andare a vedere come termineremo il nostro Bactus o, se volete fare uno scialle, lo scialle. Allora, io ho terminato il mio Bactus, ho ripetuto i motivi, quindi due giri per 21 volte, dalla punta al basso ho circa 46 centimetri, quasi 47 centimetri, come per Bactus per me va benissimo. Naturalmente se voi volete fare uno scialle dovete fare molto più lungo, direi dovrei arrivare almeno a un 40-42 giri, ripetendo sempre i due motivi, diciamo quindi a 42 motivi. Invece per me 21 motivi vanno più che bene. Allora, per rifinire avete due opzioni: se fate uno scialle, io vi consiglio poi di rifinire facendo delle maglie basse con pippiolini. A me, siccome è un Bactus, non voglio rifinire in questa maniera, anzi voglio lasciarlo così, ma andrò a fare delle nappine agli angoli, quindi qui
E qui, diciamo che per uno scialle le nappine non vanno bene, quindi vi suggerisco o di fare proprio delle frange o altrimenti di rifinire, come vi ho detto, andando a fare delle maglie basse con pippiolini. Quindi potrete fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, una maglia bassa nell'archetto di una catenella, pippiolino, di nuovo una maglia bassa sempre all'interno della catenella e poi una maglia bassa qui, una maglia bassa all'interno dell'archetto di 3 catenelle, pippiolino, un'altra maglia bassa e di nuovo maglia bassa e andate a fare così. Questo se volete rifinirlo con i pippiolini, oppure potete fare un altro punto, quello che più vi aggrada. Potreste fare semplicemente delle maglie basse o dei ventagli, come più vi aggrada. Io, visto che vogliamo richiamare comunque la parte centrale, vi suggerisco di fare i pippiolini. Come ho detto, io invece andrò a fare le nappine che metterò agli angoli del mio Bactus.